Per gli investigatori avrebbe già un nome, un volto, l'uomo che venerdì intorno a mezzogiorno ha sparato 3 colpi di fucile alla gamba sinistra di Vincenzo Ippolito, 53enne di San Vito Normanni. L'uomo era agli arresti domiciliari ma poteva recarsi in campagna per lavorare. Dopo poche ore dal ferimento c'è già l'arresto. Si tratta del 23enne di Mesagne Gianluca Lamendola. Intorno alle 12 Ippolito sarebbe stato raggiunto dal giovane in contrada a Belo Luogo, nella vicinanza di San Vito dei Normanni, e gli avrebbe sparato 2 colpi di fucile alla gamba. L'uomo è stato ferito in modo grave ma non desta in pericolo di vita e ora ricoverato all'ospedale Perrino. Alla base del gesto ci sarebbe uno sgarbo o azioni irriguardose che Ippolito avrebbe fatto al 23enne quando entrambi si trovavano nel carcere di Brindisi. Lamendola è stato arrestato dai carabinieri di San Vito dei Normanni guidati dal comandante Ferruccio Nardacci e deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco.